Il capitolo 5 di Fortnite è finalmente arrivato e all'interno di questo video ti andrò a mostrare dei metodi per livellare velocemente in questo nuovissimo capitolo di Fortnite. Quindi guarda questo video fino alla fine. Prima di iniziare ti ricordo che nei prossimi giorni con l'inizio di questo capitolo 5 di Fortnite andrò a regalare dei pass battaglia ad alcuni fortunati fra di voi. Quindi se ancora non l'avete fatto mi raccomando lasciate un bel like in questo momento e iscrivetevi al canale. Rimanete sintonizzati qui sul canale perché nei prossimi video vi aggiornerò su come fare per partecipare a questo contest e provare a vincere il pass di questa season. Partiamo subito, come detto in precedenza il capitolo 5 di Fortnite è stato finalmente rilasciato. Dopo tanta attesa ad aspettare che i server andassero online, finalmente ieri abbiamo avuto la possibilità di provare questo nuovo capitolo, questa nuova mappa e tutte quante le funzionalità che sono state introdotte. Abbiamo anche la collab con Lego e tantissime altre novità che ovviamente in un giorno è un po' difficile vederle tutte, quindi ci vorrà sempre qualche giorno per testare al meglio questo capitolo 5. Però fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate fino ad ora, se vi sta piacendo, se avete già fatto una vittoria, comunque cosa ne pensate in generale di questo capitolo. Date un primo voto sotto nei commenti, se vi piace la mappa, se vi piacciono le armi, se vi piacciono le nuove funzionalità di gioco, la collab con Lego e tanto altro ancora. Ma come detto in precedenza all'interno di questo video sto per mostrarti come livellare velocemente in questo capitolo 5. Questa season durerà molto di più rispetto a quella precedente che era la season OG, che è durata solamente un mese. Questa season 1 del capitolo 5 durerà ben 3 mesi, quindi ovviamente abbiamo tutto quanto il tempo per livellare il pass battaglia, per arrivare a livello 100, sbloccare i skill bonus e con questi metodi che ti so per mostrare riuscirai in questi primi giorni di season a fare un bel po' di livelli in veramente pochissimi minuti. Senza perdere altro tempo andiamo subitissimo, partiamo dalla prima mappa. Infatti per selezionarla recamoci qui nei codici isola, mettiamo il codice e questo qui è il codice che dovete inserire, quindi 24101584 0608. Inserite questo codice, fate avvia e vi apparirà la mappa. La mappa è una 1v1 di Natale, però diciamo mascherata perché ci farà ottenere un po' di XP al suo interno. Facciamo seleziona, mettiamo partita privata e facciamo gioca. Quindi entriamo all'interno della mappa e successivamente vi mostrerò tutti i passaggi. Perfetto, una volta entrati nella mappa dovremo uscire da questo bunker. Ok, da questa parte dovremo recarci su quest'albero di Natale alla destra. Già stiamo ricevendo qualche XP, però sono pochi ovviamente. Dobbiamo salire qui sopra l'albero esattamente in questo modo, anzi facciamo così, mettiamo una rampa e dobbiamo fare un emote, quindi fate una qualsiasi emote in questo punto e vi dovrebbe apparire il tasto, ecco qui il tasto, fate appunto per interagire e dovete aspettare 900 secondi, una volta aspettati questi 900 secondi possiamo continuare. Perfetto, una volta che il timer arriva a 0 dobbiamo inserire il codice 9664 e fare conferma. Una volta fatto ci ritroveremo praticamente in questa zona e dobbiamo recarci prima di tutto, innanzitutto prendiamo un jetpack, poi dobbiamo recarci in questo punto di mappa, in questo edificio arancione, saliamo in questo modo e qui dietro troveremo questi XP, quindi andiamo ad interagire e ci dà già 20.000 punti esperienza, quindi non male. Poi dobbiamo recarci lì sopra dove ci troviamo questo edificio che è Evolution Energy, saliamo qui sopra, saliamo col jetpack, dovremmo farcela e ce l'abbiamo fatta, ok, e qui troveremo altri XP segreti, quindi andiamo ad interagire e riceviamo altri punti esperienza. Adesso invece richiamoci in questo palazzo col numero 5 a fianco, esattamente in questa zona. Intanto 40.000 punti esperienza in pochissimi secondi. Richiamoci qui e dobbiamo interagire in questo punto. Interagiamo e riceviamo altri XP. Adesso richiamoci di nuovo su questo palazzo col numero 5. Esattamente sul tetto andiamo in questo punto e qui troveremo altri XP. Quindi interagiamo. Abbiamo ottenuto 60.000 punti esperienza al momento e stanno aumentando ancora questi XP. Adesso invece dobbiamo recarci in quest'altra zona. Praticamente dobbiamo passare tra questo palazzo 3 e il palazzo 2, vicino a quei cespugli, quindi vicino a questi cespugli. Intanto siamo quasi a 75.000 punti esperienza, troveremo altri XP, quindi interagiamo anche qui, siamo 80.000. Gli XP non sono finiti, recamoci ancora una volta qui dentro nella Evolution Energy, entriamo qui dentro, andiamo in questa porta, andiamo qui a destra e vicino a questo distributore prendiamo altri XP. Siamo praticamente a 100.000 punti esperienza quasi, ma non è finita perché recamoci ancora una volta in questo palazzo numero 2, saliamo sopra il tetto, quindi in questa zona, ok, e qui dietro esattamente in questo angolo appunto facendo un emote possiamo sbloccare questo XP, quindi andiamo a interagire e qui possiamo farmare altri punti esperienza, quindi prendiamo delle armi, siamo già a 115.000 e uccidendo questi polli possiamo guadagnare altri punti esperienza, quindi potete stare qui anche un bel po' e guadagnare altri XP in modo veramente veloce. Quindi rimanendo in questa mappa un po' di tempo potete fare anche 200.000 300.000 punti esperienza in veramente pochi minuti. Quindi questo è tutto
tutto per questo video. Purtroppo questa è l'unica mappa che DXP al momento funzionante che ho trovato, perché tutte quante le altre sono state già patchate. Quindi vi consiglio di utilizzare velocemente questo metodo prima che l'Epic lo vada a patchare. Poi se ci saranno altre mappe, se usciranno altre mappe nei prossimi giorni, ve le porterò qui all'interno del canale, quindi rimanete aggiornati. Però come detto, questa è una delle poche mappe funzionanti al momento che ho trovato. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e condividete con tutti quanti i vostri amici. Noi ci vediamo ad un prossimo video.